Benvenuti tutti all'Hokusai Bar. Stasera riparliamo di fumetti, di un fumetto di cui in realtà ho già parlato diverse volte, anche perché ho fatto più di 1400 video, quindi almeno una decina di video, una ventina di video sono stati dedicati a Mister No. Era all'uscita quella non formato Bonellide, ma formata a colori, sempre della mitica Gazzetta dello Sport, eccetera, eccetera, insomma, che ha fatto il comandante Marchi, Capitan Michi, credo di aver parlato un po' di tutto, non so di cosa non ho parlato in 1400 video, naturalmente. Ho già spiegato in alcuni video, ormai antichi come me, che insomma, Mister No è un personaggio di Sergio Bonelli, forse oggi ovviamente Mister No non è più in edicola, tranne nelle mitiche ristampe della IF. Vedete la IF che sta riproponendo, vabbè, supereroica dal 30 settembre, quindi da oggi praticamente, mi sembra di oggi è l'ultimo giorno di settembre, la storia del West, tutta a colori, il 5 settembre, Judas e Martin Mister, che è approdato alla fine. Abbiamo parlato di Martin Mister, una buona edizione della IF, la IF è una buona casa editrice, anche la Cosmo, ma insomma. Ovviamente, tra l'altro i prezzi non sono 6,90, mi sembra un prezzo piuttosto, non è ragionevole in realtà, non, cioè 6,90 sarebbero 12.000 lire, insomma 12.000 lire, no, 13, boh, 14, 13.000 lire, insomma qualcosa delle vecchie. Sì, lo so, io penso con le vecchie lire, ma io sono un vecchio sulla barbia bianca, eccetera, eccetera. Naturalmente, dicevo, non ho parlato per molto tempo di Mister No, anche perché non posso parlare ovviamente di tutto, nel senso che questo è un canale, cioè non è monotematico, è monotipo, mono io, nel senso che ci sono solo io, quindi non è che se parlo di Satanic non parlo di Mister No, se parlo di eccetera eccetera, quindi ovviamente 1400 video, veramente potete trovare di tutto un po', se avete pazienza, voglia, eccetera. Non che dico dovete guardare i miei video, per carità, figuriamoci. Quindi, però, questo numero che trovate in edicola, 6,90 trovate in edicola, tra l'altro, 10 ottobre avrete anche Martin Mister e Mister No insieme, quindi fuga da Skynet, vabbè. Ma questo numero prendetelo, era un numero speciale. Cioè, è la ristampa, ovviamente, dato che, come ben sapete, Mister No non è più in edicola da svariate decinaia di anni, era il personaggio più complesso, diciamo, di Sergio Bonelli, in cui probabilmente, mentre esistono, cioè, scusate, mentre esistono gli Zagoriani, esistono pochissimi Mister Nognan, suona anche male, Zagoriano suona bene. Cosa sei se uno Zagoriano? Sembra tipo abitante di un pianeta lontano. Ma gli amanti di Mister No si contano poco. C'era stata una ristampa, sapete, di Mister No, era ritornato in edicola per una decinaia di numeri, mi sembra, 2 o 3 anni fa, mi sembra, ritornato in edicola, ma poi non. L'esperimento non ebbe successivo, non ebbe successo e quindi non ebbe un successivo, eccetera, eccetera. Vedete questa massa di libri che incombe? Sono come il profeta Abacuc, arriverà la fine del mondo, è sempre il profeta noioso. Non so se qualcuno ha visto i Monty Python, Brian Di Nardo, il profeta noioso. E perché un tempo le padelle non avevano antiaderenti? Mi sembra essere un po' il profeta noioso. Comunque, cito da profeta noioso, vi parlo di Mister No. Però ovviamente questo numero prendetelo perché è pretutto disegnato da Diso e va bene, l'autore classico di Mister No. Quindi ritrovate il disegno classico di Mister No. Non Mister, è un numero, scusate, mi sto perdendo in un mare di. Non era, è un numero del. Era il numero supplemento Mister No numero 206, era del luglio del 92. Questa è la ristampa, questa è la copertina originale che la IF ha riprodotto bene. Quindi, insomma, voglio dire, no, ma veramente prende perché? Ma perché vi dico prendetelo? Diceva, c'è la IF, ti ha dato la busta. No, non mi ha dato, non mi corrompono, maledetti, no, non mi corrompe nessuno. Questa è un po' tragedia.
No, prendetela perché non sta scritta Sergio Bonelli ed è una riflessione molto, cioè Sergio Bonelli aveva una qualità che mi dispiace, Moreno Burattini non ama, non perché era molto ironico. Ora c'è anche Rauch che disegna Zappa, ironico nel senso di un'ironia milanese molto sottile. Cioè Sergio Bonelli prende, c'era anche Inzago, negli Inzaghi di Sergio Bonelli c'è sempre un'ironia molto sottile. Ed è a volte difficile coglierla, però se scavate in fondo in questi che si chiamano fumetti, è molto sottile. Sergio Bonelli, questo numero parla di se stesso, cioè degli autori che compongono fumetti. Naturalmente, ora, quando ho detto che Castelli era inferiore a Ugo Pratt, ma non volevo offendere Castelli, è un grandissimo autore. Ma Ugo Pratt è stato uno dei pochissimi autori di fumetti che ha vissuto in parte le storie che ha narrato. Non perché voi. E quindi questo gli dava una carica che nessuno. Cioè, se io sto al mio tavolino qui e mi metto la storietta, no? Che ciapa lì, ciapa là, Tarzan di Hogarth che ciapa lì, o di Al Foster che nelle Liane ciapa lì, cioè, nel Rinoceronte di sbattassa di lì e di qua. Va bene, ma è ovvio che è la mia fantasia. E in questo numero Martin Mistere, con una bellissima introduzione, Martin Mistere è un antieroe. No, abbiamo già detto infinite volte che è un antieroe. Quindi veramente il suo numero richiederebbe un'analisi approfondita. È un antieroe, nel senso che Zago è l'eroe e Martin Mistere è l'antieroe. Cioè il personaggio come me, che è scafato, no, scafato, nel senso che io ho una sola qualità. Cioè io trovo sempre gente che mi rompe i coglioni. Ah, trovo tanto. E io dico a queste persone: io non vengo a romperti i coglioni perché vieni tu a me a romperli, scusa, figlio caro. La mia filosofia di vita è questa qui: io non rompo le balle, tu non mi rompi le balle. E Martin Mister no, ha questa filosofia di vita che io trovo perfetta. Cioè, io sto per i cavoli miei, mi vado alla peggio osteria di Manaus e mi faccio le mie risse con i miei amici, ci tiriamo le bottiglie in testa perché ci divertiamo così e non rompo le palle. Se viene a farmi la morale, ovviamente, eccetera, eccetera, non è il caso. Quindi è un antieroe, se abbiamo saputo, se abbiamo visto che Martin Mister, cioè Martin Mister, ho citato Castelli, mi è partito il mood Martin Mister, dicevo Mister no. È reduce dalla seconda guerra mondiale, antimilitarista, eccetera, eccetera, e ovviamente qui Sergio Bonelli è il fumetto dove si accosta di più a Ugo Pratt, prima di tutto perché è ambientato in Amazzonia, alcune delle storie di Pratt sono in Amazzonia, ovviamente Sergio Bonelli è più giovane di Pratt, non tantissimo, credo, però insomma sono più giovane, mi sa, comunque, però. Dovrò fare il video sui fumetti degli anni 30. Però ovviamente Sergio Bonelli è figlio di d'arte, cioè viene dalla bottega. Al tempo la Bonelli era una bottega artigiana dove appunto Gianluigi Bonelli aveva inventato Tex. E quindi dai fumetti degli anni 30, Albertarelli che già disegnava sulle pagine di Topolino della Disney, della Mondadori. E capite, un mondo che poi, cioè, c'è stata un'evoluzione del mondo del fumetto. Quindi, quando negli anni 50 e 60, 60, diciamo, Sergio Bonelli inizia prima con Zagor e poi con Mister No, insomma, a dare alcuni suoi personaggi. Tra l'altro, Sergio Bonelli ho ritrovato il numero uno di Napoleone. Ed era un'intelligenza molto sottile. Per esempio, Napoleone è una storia editoriale andata male, ma veramente andata male, nonostante il personaggio sia bellissimo. Farò vedere il numero uno di Napoleone. Ritrovato per 2 euro. Cosa, io sono un cacciatore. ma no, no, naturalmente non lo vendo. Vabbè, è un numero, però voglio dire, per uno che vede Napoleone, che ha tutto un fumetto di. Incentrato sulla psicanalisi, ci dovrebbe qui da qualche parte, non lo so, l'ho messo. Dice Satani, solo vuol dire che come editore era difficile, era una scommessa che ha perso Sergio Bonelli, però era una scommessa giusta. Cioè, a volte si perdono le scommesse, come Lucifero di Milton, si perdono le battaglie, ma le nostre guerre sono giuste.
non sono guerre ingiuste. Quindi era una persona molto fine. E in questo numero, perché sto facendo tutto questo, è una riflessione sul fumetto. Ovviamente, già anche in realtà anche lo script di Bonelli era tutta un'altra cosa rispetto agli script che abbiamo oggi. Manaus sul molo principale e l'arrivo di una grande nave proveniente da Belém è sempre un avvenimento abbastanza importante da richiamare una discreta folla di sfaccendati e di curiosi. Cioè, inizia proprio con un romanzo d'avventura. Cioè, anche tutto questo script ha un senso. Anche se il sole di mezzogiorno ti martella implacabile sulla testa e se ne secchi ormai privi di ghiaccio le birre dei venditori ambulanti si sono intiepidite. Naturalmente anche Sergio Bonelli andò in Amazzonia, però è ovvio che aveva l'intelligenza di capire che un conto è andare in Amazzonia come turista e un conto in fondo aver vissuto l'avventura che ha vissuto Hugo Pratt, perché Hugo Pratt appunto negli anni 30 era in Etiopia, poi insomma va in Argentina, ma in Argentina non è che ci va come turista, ci si trasferisce. Quindi vive la Buenos Aires del dopoguerra degli anni 50, prima dell'avvento della dittatura, conosce cioè, non è, capite, io vado a Manaus come turista e va bene, ma Sergio Bonelli era abbastanza intelligente per capire questo. Il personaggio di questa avventura, a parte ovviamente Mister No, che ovviamente ha un po' il carattere Steve McQueen, insomma, quei personaggi anni 50-60, Marlon Brando, un po' scialtroni, un po' l'antieroe, cioè dopo John Wayne, sono John Wayne. Come viene? Ma John Wayne, cioè, ma chi è nato col cinema, chi ha vissuto il grande amore per il cinema? Oggi è ovvio che siamo cresciuti con i film di Joe Weir, a parte il Grinta, ecco, Joe Weir nel Grinta col gatto sbevazzone mi piaceva da morire, perché era un po' si autoprendeva per il culo, era lì, era divertente, anche in alcuni film di Joe Weir, però voi tendenzialmente Joe Weir partiva, era l'eroe americano che sparava agli indiani, siamo mica gli americani che spariamo agli indiani, diceva giustamente Vasco Rossi. E quindi dall'eroe Joe Wayne erano nati Paul Newman, Steve McQueen, Marlon Brando, cioè l'antieroe, cioè l'eroe a sporca dozzina, ecco, fin così, dove c'era un gruppo di disgraziati, con Telly Savalas prima che facesse il Kojak, che faceva il pazzo mistico. Vabbè, tutta la roba della mia infanzia. La mia cineteca infantile è popolata di questi film. Quindi abbiamo visto la differenza, cioè, tra alcuni film di John Ford e quelli venuti negli anni 50-60 c'era una differenza, allora, lasciando perdere anche film come dichiara riscrittura della storia del West, un uomo chiamato Cavallo e tanti altri, il piccolo grande uomo, però ci sono stati altri film dove l'eroe, a parte la presa per i fondelli dell'eroe Joe Wayne in no, la bomba, quello di Stanley Kubrick, Dottor Strangelove, cioè l'eroe, no? Che la scena finale, che il John Wayne a cavallo di un missile che precipita e scatena la guerra, e lui, quello era presa per in Dottor Strangelove c'è proprio la presa per il culo dell'eroe, insomma, supereroe, no? Sì, l'aereo non funziona, va bene, mettiamo un cerotto al carbone, che cosa, metti cerottini, cioè, vuol dire, no, precipito, no? Cioè, quelle cose che noi deficienti da bambini ci credevamo. Il sumergibile non funziona, ma vado io, vado due cacce al motore, il motore riparte. Ok. Scena assurda, a cui noi credevamo onestamente, e ovviamente Mister No ha questa caratteristica dell'antieroe ubriacone sbronzone, ma e qui incontra uno scrittore di fumetti americano che va nella foresta amazzonica per scrivere storie di fumetti. È ovvio che Sergio Bonelli prende, qui è la grandezza, Sergio Bonelli prende per il culo se stesso, ovviamente. Nel senso che Sergio Bonelli si pone un po', è la sindrome di Don Chicote della Mancia, no? Don Chicote della Mancia, fuori leggere romanzi, crede di essere un cavaliere. E Sergio Bonelli gioca molto, questo fumetto è molto giocato sulle aspettative dello scrittore di fumetti, tra l'altro con citazioni di personaggi come Milton Caniff, che ovviamente è un autore.
Cioè, qui Sergio Bonelli, in chiave molto felliniana, ci riporta le sue letture. Milton Caniff è un autore, ovviamente, qui, che ha formato anche autori come Ugo Fratta, nel senso Milton Caniff. No, scusate, stavo cercando di... Vedete, quindi anche... La creazione di un fumetto, cioè questo per gli autori di fumetti si vuole, cerca l'avventura per mettersi in situazioni pericolose per poi scriverci i fumetti, che è una cosa assolutamente idiota se ci pensate bene. Infatti, Bonelli ovviamente spiega anche poi come nasce un fumetto, eccetera, eccetera. Quindi, ovviamente, come si chiama? Vabbè, con gli sketch per la creazione di un personaggio, eccetera, eccetera. Poi qui abbiamo sempre Milton Caniff, Cinefranco, Milton Caniff, scusate, Biscit, Terry e i Pirati, Milton Caniff, poi c'era Cinefranco, tutti quei fumetti, non... Il model sheet, ecco, scusate, il model sheet, prima di creare un personaggio, ovviamente si crea, se non si mette in tutte le forze, cioè quando si crea un personaggio nuovo dei fumetti, è ovvio che lo sceneggiatore e il disegnatore si mettono nella stessa stanza, come è stato poi creato Alan Ford, e che insomma Smunk dice lo voglio come Peter O'Toole, Magnus lo disegna in un modo, lo sceneggiatore un altro, l'editore, beh, in questo caso proprio all'editore ci mette mano, quindi qui abbiamo anche alcuni l'omino giallo, insomma, Milton Caniff, tutti i personaggi di Milton Caniff, che ovviamente sì, cioè è il tentativo di entrare dentro il fumetto. È ovvio che il gioco ironico è che Mister No è già un personaggio dei fumetti, quindi capite la genialità di Sergio Bonelli, è un personaggio dei fumetti che ci spiega come nasce, che non sa di essere un personaggio dei fumetti. Quindi è un'opera di un'intelligenza assoluta. Sergio Bonelli era un uomo di un'intelligenza assoluta. Dirò anche che chiunque paragoni anche le storie di Zagor e di Mister No, esiste più con quelle fatte dai successori, non ha capito niente, diceva Sergio Bonelli, ma non si può imitare Sergio Bonelli. Come non si può neanche imitare Robin Hood, cioè, è ovvio che parlo da Daghiano, perché da Zagor, è ovvio che dopo la morte di Robin Hood Dado è continuato, ma non, neanche lontanamente mi metto a paragonare le storie dei bravi anche sceneggiatori con quelli di Robin Hood, non c'è neanche storia. Cioè, allora perché leggi? Perché siamo affezionati al personaggio, perché ci dispiace non leggerlo, però onestamente se prendo una storia di Dago non disegnata da Robin Hood, la leggo, ma e c'ho sempre il retropensiero, ma questo non è Dago. E lo dico da lo stesso lo Zago. Cioè, naturalmente poi ovviamente il personaggio deve continuare, deve vendere, cioè dal punto di vista commerciale si capisce il perché, no? Perché Ugo Pratt ha cercato, poi anche Corto Maltese è stato resuscitato dopo la morte di Pratt, ma con scarsissimo risultato, e la cosa credo sia stata abbandonata perché Corto Maltese o lo disegna o lo scrive Pratt, cioè è un personaggio che non lo può fare qualcun altro, per quanto bravo. E quindi Sergio Bonelli, in questo caso, c'è tutto il gioco tra quello che nel fumetto ci metti 5 secondi a 2 da una tavola all'altra, sei già nel mezzo dell'Amazzonia, e mentre nella realtà devi trovare il motore, eccetera, eccetera. C'è tutto lo smontaggio della retorica fumettistica e cinematografica, dove entri, vai, prendi un aereo, eccetera. Allarma Hollywood mi viene col mitico John Belushi, faceva il pilota pazzo. Anche lì è una presa per i fondelli dell'eroe. Sono io, maledetti giapponesi, vi distruggo. Che anche Toshiro Mifune, ma a parte, catturano. Vabbè, non so se avete mai visto Allarma Hollywood. Se non avete visto quel film, guardatelo, cioè stasera non fate altro, non veramente fate, cioè, io ci rido solo a ripensarci. Allarma Hollywood, sono veloce a incontrare.
che fa il pilota eroico, no? Che era, anche quella era presa per il culo dei film di guerra americani, no? Il pilota eroico, no? Che distrugge 5.000. E naturalmente il personaggio, quindi Mister No, a un certo punto si accorge, è un dottore gioco, ricorda molto, ecco, Miguel de Cervantes, sembra strano, ma è proprio la storia di Don Chisciotte. A un certo punto, nel secondo Don Chisciotte, che tutti voi avete ovviamente letto e sapete che in teoria il Don Chisciotte è stato scritto da un arabo, non mi ricordo come si chiama l'arabo, inventato da Di Cervantes, che e nella seconda avventura Don Chisciotte legge le storie del primo Don Chisciotte, quindi legge le sue stesse avventure e si rilegge nel primo romanzo, perché ci sono stati nel frattempo anche degli apocrifi. Dopo il successo di Don Chisciotte erano usciti fuori. E quindi a un certo punto lo scrittore di fumetti ha inventato un personaggio che si chiama Mister No. E quindi Roberto Diso è ovvio che. Ed è un gioco molto sottile, molto intrigante, molto. Va bene, io ve lo straconsiglio questo perché vi porta molte riflessioni sul mondo del fumetto, su tante cose che ovviamente potrebbero darvi un sacco di spunti. È un'opera veramente questa, anche se tanto è un numero extra, quindi la storia è totalmente autoconclusiva, cioè disegni testo di Nolitta, ovviamente Sergio Bonelli, e disegni Diso, ovviamente Nolitta, Nolitta, beh, è ovvio che Nolitta rimanda a Mister No perché Nolitta è. Perché Bonelli ovviamente il rapporto padre-figlio, cioè pensate, ecco, se per capire la distanza tra Gianluigi Bonelli e Sergio Bonelli è la distanza tra Tex Willer e Mister No. È tutta lì la distanza, cioè non prendete Zago, Zago è un caso a parte, anche Zago è anti-Tex, però. E notate bene che Tex continua a vivere nelle edicole. E Mister No, no, perché tendenzialmente, sebbene io credo che Mister No sia un personaggio altrettanto valevole di Tex, valevole, ma no, stavo cercando. È uscito anche, stranamente, non è ancora uscito di Landog, mentre è uscito il Diabolik nuovo di cui parleremo, costa anche 3 euro il Diabolik, sempre, vabbè. Ma per capire la distanza tra Gianluigi Bonelli e Sergio Bonelli, bisogna leggere un Tex di Gianluigi Bonelli e un Mister No di Sergio Bonelli. Allora capite tutto il mondo che è passato dal tempo di Tex Willer a Mister No, dove il fumetto diventa. Poi c'è sempre ovviamente la cosa, ma i fumetti, insomma, la roba che quando ovviamente i vari protagonisti viene chiesto agli adulti che cosa sono i fumetti, tutti rispondono, ma roba che leggono i bambini. Ma questa risposta che negli anni 60, 70, 80 era assolutamente logica, dice, a parte un gruppo di scappati di casa, che veramente per noi, mentre vabbè, oggi leggere i manga, insomma, tutti leggono i manga, insomma, cosa va anche di moda, negli anni 70, 80, stare in una stazione e leggersi un fumetto, se eri adulto, ovviamente negli anni 80 ero già adulto, passavi, avevi sempre gli occhi addosso perché era una roba che in teoria devono leggere i bambini. Se un adulto legge i fumetti ci avrà dei problemi, sarà un po' scemo, un po' scemotto. Cioè, non era il fatto che un adulto leggesse Topolino. Anche io a 15 anni mi vergognavo di leggere Topolino, infatti smisi l'abbonamento, ma naturalmente era un pensiero cretino, eh. A 15 anni con le ragazze non puoi dire, leggo, esce una ragazza, cosa leggi? Leggo Topolino. Ti guardava come un deficiente. Appunto, ritorno all'aneddoto di ieri in Piazza del Campo, che secondo me anche lì era un modo per rimorchiare donne, di un certo tipo di donne di sinistra, ovviamente. Che potevi, cioè, se io in Piazza del Campo al bar mi stavo lì con Topolino, le donne, le ragazze dell'università, ma neanche mi guardavano, deficiente Topolino, poverino. E invece, legge Topolino è tanta roba. La storia di Topolino è una storia del Novecento.
Però quindi noi, io, cioè, mi ricordo le letture di fumetti, me le facevo quando facevo il pendolare chiusi Chianciano Firenze, quanti fumetti mi sono letto. Anche perché in un viaggio di un'ora e mezzo non ti metti a leggere Proust, dai, in treno, ti metti a leggere Mister No. Però passavamo per deficienti, forse siamo deficienti, ma insomma, vabbè. Però oggi voglio dire, ci sono i cosplay, quelli che si travestono. Immaginate noi che a uno a 20 anni si travestisse da Tex Willow, piano per deficiente, creava quel che. Vestiva da cowboy, tipo Alberto Sordi, Nando Meniconi. E va bene, ma questa di Abigail Cloud è tutta un'altra storia. Comunque, veramente compratelo perché è una bellissima storia. La IF, sono contento di aver ripubblicato. Potete comprare la solita staccata delle stampe solite Mister No. Questo è il numero 197, il 198, credo sia un altro speciale perché vedo Martin Mister, però questo scade, ne dico dal 10 ottobre, quindi in realtà fra poco, perché in realtà siamo alla fine di settembre. Prendetelo, 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 prendetelo. Prendete, acciappatelo, perché la IF fa belle cose, tante cose belle, eccetera, eccetera. Poi parleremo anche di Napoleone. Napoleone, un'avventura fallita della Bonelli, ma che comunque, secondo me, avrebbe meritato molto di più. Ma questa, appunto, di Abbey Cyclone è proprio un'altra storia.